Esatto, cioè da una parte lo Stato deve tutelare la salute in tutti i modi possibili, dall'altra tu Massimo dici io 45 giorni fa non faccio più politica, ho fatto un video in cui, 45 giorni fa, in cui ho detto guardate che il tempo è un fattore fondamentale, perché se mancano i soldi nell'economia è quando manca il sangue nel corpo umano, se tu poi lo fai arrivare troppo tardi intanto un pezzo è morto, quindi la velocità era uno dei requisiti. L'altro requisito era, se c'è il diluvio universale, io non mi metto lo smoking con le scarpe da smoking. Quindi il ragionamento su cosa dice l'Europa, che giudizio ci danno, noi dovevamo attivare tutti i soldi attivabili e spararli in un modo magari sbagliato, criticabile, nell'economia. Poi andavamo a prendere i furbetti dopo e li massacravamo. Ma intanto dovevamo trovare, Mario lo sai perché ne abbiamo anche parlato. Dire, tu hai mai visto, che hai fatto politica, hai mai visto indirizzare 75 miliardi in un mese e mezzo a un governo? Sì, perché no, abbiamo fatto esattamente quello che dici tu. Però, ma dove stanno questi 75 miliardi? No, però c'è una cosa, scusa. Se io metto dei vincoli, no. Guarda, una battuta, mi è piaciuta una battuta ebriatore. Quando tu inviti una ragazza a uscire e lei si porta l'amica, vuol dire che non c'è storia. Quando tu fai un decreto e metti un passaggio burocratico in più per avere i soldi, vuol dire che quei soldi arriveranno in ritardo. Se tu metti la SACE, il medio credito, oppure la banca che deve darti l'ok, oppure, non so, la se regione volete, che deve darti l'ok, vi racconto tutto nel dettaglio. No, aspetti un secondo.